Eccoli gli 11 arrestati all'alba di questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Teramo, che hanno sgominato così un'associazione assai radicata sul territorio, finalizzata al traffico di stupefacenti, che spacciava al dettaglio nella zona compresa tra Alba Adriatica, Martinsicuro, San Benedetto del Tronto, Chiaravalle e Falconara Marittima. Sequestrati 2 kg di cocaina e 5 kg tra hashish e marijuana, una pistola e 230 proiettili di vario calibro. La droga arrivava direttamente da Napoli e a Gomorra, ispirato il nome dell'operazione, Stai senza pensieri. In carcere sono finiti Vincenzo Saracino, di Napoli, Marigen Abdurahmani, albanese residente a Martinsicuro, Daniele Malafronte, residente a Porto Sant'Elpidio, Elio Cela, albanese residente a Grottammare, Pasquale Starita, di Martinsicuro, Nicola Frugulietti, residente San Giuliano di Campania. Ai domiciliari invece Mario Iorio, di Martinsicuro, Francesca Di Cristo, di Porto Sant'Elpidio, Marco Basso, residente a Falconara Marittima, e Leonardo Ortensi, di Chiaravalle. No, non è una puntata di Gomorra, anche se è un intercalare molto usato appartenente all'organizzazione, quindi abbiamo ritenuto giusto dare questo appellativo, questo titolo a questa operazione che nella giornata di oggi ha consentito di disarticolare questo sodalizio criminale costituito da elementi sia di origine campana che elementi del luogo, alcuni albanesi, alcuni stranieri presenti sul territorio della provincia di Teramo, di Ancona e di Fermo, dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Abbiamo disarticolato questa organizzazione che nell'arco di 9 mesi, da quando abbiamo iniziato le attività di indagine ad oggi, ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, quasi 3 kg di cocaina, 4 kg di marijuana e hashish, e abbiamo sequestrato anche quasi 10.000 euro di soldi in vario taglio provento dell'attività di spaccio, un revolver e del munizionamento. L'organizzazione si muoveva, come le dicevo, nelle Marche e nel territorio abruzzese e aveva come base logistica il comune di Martinsicuro, da dove poi veniva spedita e distribuita la sostanza stupefacente ai vari elementi presenti sul territorio di Grottammare, di Porto Sant'Elpidio, quindi per poi essere la droga smerciata nei locali notturni e nelle normali attività delinquenziali del territorio.